Adesso chiameremo un'altra persona, un'altra artista, una grande artista. Un'attrice? Un'attrice, lei scrive anche dei film, delle sceneggiature. Ma, insomma, ci faremo spiegare tutto da lei, la voglio chiamare. Nancy Somma. Vieni Nancy. Nancy? Eccola qua. Il microfono. Ciao Nancy, buonasera. Ciao, benvenuta. Buonasera. E da quanto non ci vediamo? Da qualche ora? Da qualche ora, più qualche o meno. Qualche oretta. Qualche oretta. Ci siamo visti ieri al casting. Parliamo di questo allora. Parliamo di cosa abbiamo fatto ieri, perché sì. Carmen è stata con me anche lei ieri. E cosa abbiamo fatto ieri? Che cosa abbiamo fatto? Il casting di un nuovo film che ho scritto io, di cui sono un'autrice sceneggiatrice, che è sull'argomento del bullismo, una grande piaga sociale al momento. Quindi non lo so, stiamo ancora selezionando gli attori perché abbiamo fatto due casting. Infatti mi hanno messo a fare la segretaria. Ci sarà un ulteriore casting, non so se anche Carmen mi farà ancora da segretaria. Probabilmente farà anche un piccolo ruolo nel mio film. Cosa posso fare? La suocera o la nonna? La mamma, ma non più di così. La nonna, dai, no, sei troppo giovane. Sono troppo giovane. Guarda che ho due nipotine, quindi. Portati benissimo. Grazie. Allora, quindi, come ho detto già, insomma, questo film si chiama Destinati a Vincere. Diciamo, ma dove si realizzerà? Sempre in Campania. In Campania, però le location. No, le location siamo ancora. Perché è nella scuola prettamente. Molte scene saranno nella scuola. Il regista per il momento è Antonio Alfano. No, dico per il momento perché dobbiamo vedere un pochino tutta la squadra. Stiamo ancora finendo di riunire la squadra degli operatori e tutto il resto. Tu vuoi fare un annuncio? Servono persone anziane, meno giovani, ragazzi? Ma già il casting, diciamo, il casting ne ho tanti. Perché sono venuti tantissimi e ho fatto già due casting. Facendo la selezione della presentazione. Sono centinaia. Manca ancora dei soggetti, dei personaggi. Manca soltanto uno o due personaggi, però devono avere delle caratteristiche particolari, quindi soltanto due, per il resto ne ho due o tre per ogni personaggio, quindi sarà una dura selezione tranne perché erano molti bravi, guarda, veramente devo dire tanti bravi, molti ragazzi preparati, ecco, tra cui il titolo di questo film. Ci sono due attori destinati a vincere, un titolo positivo, e abbiamo due ragazzi che hanno già lavorato in diversi film. Che probabilmente saranno i protagonisti anche del mio film, perché sono davvero bravissimi, oltre ad avere la presenza scenica che mi serviva per questo ruolo. Li chiamiamo Christel Talamonti, sì, e poi Giacomo Di Maola. Prego ragazzi, buonasera, giovanissimi. Ora vi daremo il microfono, buonasera. Allora, ieri ci siamo incontrati al casting di Nancy, ecco, vedete, diciamo la verità. E quindi devo dire, tutte e due sono stati veramente bravi, bravissimi, anzi io sono rimasta, ma anche altri ragazzi, devo dire la verità, voi insomma abbastanza bene, ve la siete cavati. Avremo un bel casting di attori tutti bravi. E devo dire che appunto tanti talenti, anche se sono così giovani, ma sono preparati, ma veramente preparati. Quanti anni hanno? Lui? Io 13. Io 15. Quindi come vedete sono molti giovani. Frequentate anche qualche scuola di dizione? Sì, io frequento nel mio paese, nelle Marche, a Porto San Giorgio, un corso di dizione e recitazione. E anche Anche però nel mio paese, che è Cassino. Quindi come vedete vengono anche da lontano, non abitano qui. Allora, io gli cederei subito il microfono, sì, cioè esatto. Ognuno di loro ci darà un piccolo saggio. Allora, sì. Prima faremo, diciamo, farmi declamare a lei qualcosa e poi a te, perché lei è una donna e quindi le donne sempre avanti. Allora, cosa ci farei ascoltare? Allora, vi farò sentire un monologo teatrale di Antonio Albanese che si chiama Il mio motorino. Però non userò il microfono perché alla voce? Sì. Ok, va bene, allora noi ti lasciamo il pubblico. Grazie. Ci vediamo dopo, grazie. Mi chiamo Natalina Fortunato e sono abbastanza incavolata. Avevo una passione tempo fa. Il mio motorino rollerboard. Sono abbastanza incavolata. Me
rubato. Mi ricordo, era una bellissima giornata. Mi alzo come tutti i pomeriggi, tranquilla, mi vesto, faccio colazione. Arrivo sotto, niente, non c'era niente. Il posto dove di solito era parcheggiato il mio motorino, vuoto, deserto, niente. Ho pensato, ma chi? Ma come, ma chi? Io prego il Signore che tra di voi ci sia il ladro. C'è un figlio di nessuno che ha rubato il mio motorino? No? Così che possa sentire di persona quanto ho da dirgli. Cornuto! Sappi che quello era il mio motorino. Ora tu puoi venderlo, puoi tenerlo, puoi raschiare il telaio, ma resterà sempre il mio motorino e a ricordartelo saranno per sempre le mie parolacce. Prego madre natura ad infradiciarti di emorroidi, di renderti cieco, sordo e muto. Muto, ma non per sempre, che la parola ti venga sporadicamente per qualche minuto in cui tu spari delle cavolate in mani. E infine, grandissimo stronzone, ti accechi un occhio e ti venga l'altro daltonico. Che uno stormo di piccioni incavolati ti scambi per l'assessore all'ecologia, riempiendoti completamente e totalmente di cacca. Così che tu debba scappare con il mio motorino, però ingolfato di cacca. Buon viaggio, cornuto! Era il mio motorino! Brava! Allora, ora tu verrai con me, io lascio invece a te con il pubblico, tu ci farai ascoltare? Sempre un monologo che si intitola Cosa vuole da me, signor mio? Hai bisogno del microfono? No. Oh, cosa vuole da me, signor mio? Prepararmi al mio compito? Ma io ho da lavorare fin sopra i capelli e non so da che parte voltarmi per il lavoro che ho. Guardi, anzitutto ho da sputare 365 volte proprio qui, su questa pietra. Non ci vuole provare lei? Ci si prova un gusto tutto speciale. Poi guardi qui, questa sabbia io la prendo, la lancio per l'aria e la riprendo in mano. Vogliamo scommettere quanti granelli ho nella mano? Pari o dispari? Cosa? Non vuole scommettere lei? È forse un pagano? Oppure crede in Dio? Io alcune volte faccio delle scommesse con me stesso e riesco a tirare avanti dei grandi giorni da schiavo così. Oh, poi ho da meditare su come sarebbe la mia vita se avessi i piedi a posto della testa e potrei vedere tutte voi persone a testa in giù. Sa, signore, queste sono prospettive di vista, come lei che è un sovrano e io che sono un povero umile servo. Lo so, signore, io sono uno schiavo e questa vita è triste. Grazie. Allora, Ralph, siccome vi voglio dare, no, chiamo i ragazzi perché vi voglio dare un piccolo ricordo, però mi devo assentare. Mantieni un attimo, scusa. Certo. Corina, ecco, ti domanda. Sì. Tu qualche altro film hai girato in precedenza, se non sbaglio? Sì, è stato anche proiettato qui. Il mediometraggio dal titolo Non dimentico sulla violenza alle donne, in effetti l'abbiamo proiettato anche al Clubhouse, e oltre a 8 nomi. Il regista è sempre stato Antonio Alfano, ecco perché volevamo riprovarci sempre con lo stesso staff, più o meno. Però sono stavolta sicuro, Antonio, perché è veramente bravo Antonio. Me lo saluti perché è stato un carissimo amico, lo conosco da tanto tempo. Complimenti ragazzi. Grazie. Ok. Grazie a tutti. Salutiamo Nancy Di Somma e i suoi giovani attori. Cristel e Giacomo. Grazie. Cristel e Giacomo. Ciao ragazzi, bocca al lupo. Allora.